Nicolò Parisini, GB Junior Team, una volata 3 molto appassionante, una bella vittoria la prima della stagione per te. Sì, dai, oggi stavo veramente bene. Ho provato più volte sul piccolo Stelvio, siamo riusciti poi ad andare via su uno strappo al finale in 4 con 2 del Canturino e poi in volata l'ho un po' sbagliata, sono partito lungo, però con un bel colpo di reni sono riuscito a vincere lo stesso. Questa vittoria dà morale per il proseguo della stagione, quali sono i tuoi obiettivi? Sì, era da tanto che la cercavo e sono contentissimo. Il prossimo obiettivo adesso, venerdì parto per il Giro delle Fiandre e punterò a far bene, poi vedremo per il proseguo della stagione. Dedica per questa vittoria? La dedico alla mia famiglia, a tutta la squadra che oggi veramente ha fatto un lavoro fantastico e è tutta per loro. Alessandro Fancello, dopo la vittoria di domenica scorsa qui a Busto, un altro secondo posto come un anno fa, però immagino che sia comunque un bel risultato visto questo buon inizio di stagione. Sì, diciamo che comunque è un buon risultato, un secondo posto dietro comunque a Parisini che è uno dei più forti, quindi va abbastanza bene. Generalmente quando sei lì si spera sempre di vincere, però vabbè, dai, anche se un secondo posto non è da buttare via. Leonardo Gianni, Canturino, terzo classificato, raccontaci com'è andata. Alla fine sul Cairate siamo riusciti ad andare via dopo l'attacco di Parisini. Io, Parisini, Fancello e un altro corridore che ha fatto quarto. E da lì siamo riusciti a collaborare e alla fine siamo riusciti ad arrivare e in volata abbiamo fatto quello che potevamo. Un piazzamento positivo per il proseguo della stagione comunque. Sì, ero partito un po' demoralizzato dopo la prima gara a San Paolo d'Argon, ma oggi mi sono rifatto, credo, abbastanza bene e adesso bisogna migliorare ancora. Alessandro Cardi, presidente della Bustese Olonia, società organizzatrice di questa piccola Sangeo, che si conferma una gara molto bella, vincente, anche oggi un bellissimo finale, un vincitore direi degno, visto che la prossima settimana rappresenterà anche la Lombardia al Giro delle Fiandre Juniores. Sì, una bella gara, devo dire molto combattuta anche già dalle prime fasi. Il gruppo era ben folto perché 170 partenti non sono pochi e tra l'altro di quasi tutte le regioni, addirittura anche da Modena e dal Veneto eccetera. Ovviamente il Veneto comunque è una società storica per quanto riguarda la nostra gara, visto che l'ha vinta l'anno scorso e è spesso nelle prime posizioni. Ha vinto Parisini, ha vinto uno in gamba, un ragazzo che secondo me potrà fare strada e si merita quello che sta raggiungendo, insomma, anche perché, come dicevi tu, poi sarà anche nella rappresentativa azzurra, quindi le cose per lui stanno andando bene e io gli faccio tanti complimenti. Bravissimi anche tutti gli altri, 13 gli altri attaccanti, tra questi c'era il nostro Romattia che ci ha provato, ha avuto una bella reazione ed è riuscito comunque ad essere tra i migliori. Poi è andata come è andata all'arrivo, però complimenti a lui e complimenti anche comunque alla nostra società. Devo ringraziare gli organizzatori di questa gara perché come ogni anno siamo riusciti a fare in modo che questa gara potesse avere un esito positivo e così è stato, non ci sono stati inconvenienti. Sono contento per questo e vorrei fare tutti i complimenti a tutti quelli che hanno contribuito a far sì che questa gara potesse riuscire bene. Grazie ancora e al prossimo anno.